L'Aquila vede la Samba a soli 3 punti, il Campobasso invece è lontanissimo a quota 8, soprattutto considerandole solo 7 gare da qui al termine. La sconfitta di Sora è un macigno nello stomaco, ma la formazione di Cappellacci deve necessariamente tornare al successo per scacciare qualche fantasma apparso in terra ciociara. Giovedì poi c'è il derby con i cugini marsicani, quindi meglio arrivarci con 3 punti in più in graduatoria e con una condizione mentale migliore. Michelin, infortunatosi in settimana al gomito, non viene nemmeno convocato e allora in porta fa il suo esordio l'ex Vasto Girardi Cerroni. Lo schema tattico rimane il 3-4-3 con i restanti 10 già protagonisti nella passata giornata. Dall'altra parte Fucili deve fare a meno di Conti, appiedato dal giudice sportivo. Tra i titolari figura Lorenzoni, proveniente proprio dalla formazione aquilana durante la sessione invernale di mercato. Il tutto per un classico 4-4-2. L'Aquila parte bene e dopo appena 6 minuti la sblocca. Stavolta i pali non interrompono la corsa del pallone calciato da Angiulli come è successo a Sora. Allora il Gran Sasso d'Italia può esultare per l'immediato vantaggio di ottima fattura. Rivediamo la conclusione del 6 rossoblù. Attorno al 14esimo Marchegiani ha sul mancino il pallone del 2-0. Lo scambio in area è ben riuscito, ma il sinistro del numero 9 finisce fuori dallo specchio da ottima posizione. Nemmeno un minuto e anche Giulio Dori ha l'occasione per entrare nel tabellino, ma Marco Antognini, ben posizionato, respinge l'insidia. La forza impronese fatica ad alzare il baricentro, ma la formazione di Fucili testa dalla distanza i riflessi di Cerroni. Il numero 22 respinge un fendente di Bianchi portatosi in zona offensiva attorno al minuto 21. Banegas scappa via a Leonardo Pandolfi e il 4, con un'entrata in ritardo, butta giù il 10. Dal piazzato seguente Marco Antognini dice no a Banegas, spedendo in angolo. Dallo stesso corner il pallone finisce nei pressi di Bellardinelli, che viene anticipato, forse irregolarmente, da Bianchi. Ma Santeramo lascia correre. Rivediamo al rallenti. Al 34esimo l'Aquila guadagna ancora una punizione. Sempre Baregas prova a impensierire Marco Antognini. Quest'ultimo è ancora attento, smanacciando in angolo. A 3 dal 45 l'Aquila invoca un calcio di rigore quando Banegas pennella per Marchegiani, che sul taglio sembra scivolare dopo una trattenuta. Con le immagini di Nico Centurame analizziamo al replay l'accaduto. Il primo tempo termina qui. In apertura di ripresa, quasi all'improvviso, la forza impronese va vicinissima al pari. Le maglie difensive aquilane si allentano e Fagotti ne può approfittare. Per la gioia dell'intero stadio, il destro del 10 finisce in curva aquilana. L'Aquila, che fino al minuto 20 subisce il piglio degli ospiti, soprattutto per alcuni appoggi errati nella zona mediana. Cappellacci e Fucili poco dopo decidono di cambiare qualcosa. Esce l'ammonito Pandolfi ed entra Procacci, mentre per gli abruzzesi Mandrelli prende il posto di Giulio Dori. Nel buio del gioco e nel momento in cui gli ospiti assaporavano la possibilità del pari, ecco il raggio di sole targato Banegas. Tralasciamo la descrizione, lasciando parlare solo le immagini. Applausi scroscianti che continuano anche dopo, quando Angiulli riceve la meritata standing ovation dei tifosi rossoblù. Al 42esimo un quasi inoperoso Cerroni si becca l'ampia sufficienza dopo il colpo di reni su tiro del neoentrato Palazzi, che col destro voleva e poteva dimezzare lo svantaggio. Non succede più nulla, nemmeno nei 5 minuti di recupero. L'Aquila esulta, stavolta anche per i concomitanti risultati di San Benedettese e Campobasso.